legale. Che sia un problema politico, come ammette il PD Fiano, i troppi parlamentari in quarantena o solo sciatteria, come ritiene il renziano Giachetti, la maggioranza finisce nella trappola tesa dalle opposizioni, dal centrodestra unito che si astiene e alza l'asticella del numero legale. 82 i deputati in missione, ma sono solo 221 i votanti, quando il Conte bis avrebbe sulla carta oltre 340 voti. E così i numeri non bastano e per due volte, a distanza di poco più di un'ora, vengono annullate nel giubilo di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia le votazioni sulla risoluzione dei giallorossi per la proroga dello stato d'emergenza, facendo saltare il Consiglio dei Ministri che stasera doveva rinnovare il decreto in scadenza domani e precedere l'incontro con le regioni e poi la firma del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la proroga dell'emergenza fino al prossimo 31 gennaio. L'aula si incendia, la maggioranza fa i conti. 41 dei suoi deputati sono in isolamento fiduciario perché malati o perché sono stati a contatto con un malato Covid. Non possiamo continuare come se nulla fosse l'andamento dei lavori di questa istituzione, senza considerare che l'assenza... Colleghi! Non vi arrampicate sugli specchi, il Covid non c'entra niente. C'è una maggioranza che non è in grado, su un provvedimento così importante che avete scritto nella vostra risoluzione sull'emergenza, di garantire una presenza. Il centrodestra affonda, avete cercato una forzatura senza avere i muscoli, volevate sollevare il governo dalla responsabilità di prorogare un'emergenza che non serve. Con la pandemia che rialza la testa, anche l'opposizione dovrebbe collaborare a garantire che il Parlamento funzioni, recrimina la maggioranza. Ma voi pensate davvero che il dialogo con l'opposizione debba servire solo a voi per garantire il numero legale? O volete un rapporto vero? Noi chiediamo venga in quest'aula il Premier Conte. Mi sembra che alcuni toni che sono stati usati facciano presupporre che si sia votata una sfiducia. E in realtà è un mancamento di un numero legale, responsabilità della maggioranza. Ma toni trionfalistici da stadio con esultanze rispetto al fatto che sia mancato un numero legale in aula è qualcosa che lascia soprattutto l'amaro in bocca. Inutilmente la maggioranza chiede di togliere dal calcolo del numero legale i deputati in quarantena. Andava deciso prima dalla capigruppo, precisa la presidenza. E comunque oltre ai 41 assenti causa Covid sono assenti ingiustificati oltre una quarantina di deputati giallorossi. Ne bastano al quorum ai ministri e sottosegretari convocati in tutta fretta per il secondo voto. Mancano 8 deputati per il numero legale. Dai banchi del centrodestra si urla dimissioni, dimissioni, maggioranza in frantumi, dice Meloni. Allo sbando litigioso e assente anche quando si parla di virus, affonda Salvini. Domani mattina alle 10 si cercherà di mettere una toppa con un nuovo voto, mentre al Senato è filato tutto liscio. In capigruppo a Montecitorio si litiga con la maggioranza che chiede di autorizzare il voto a distanza proposto dall'inizio della crisi dal costituzionalista PD Stefano Ceccanti, perché il problema si riproporrà con il prossimo voto sul decreto agosto e sarà insolubile quando per approvare la nota di aggiornamento del bilancio e l'indebitamento servirà a metà ottobre la maggioranza qualificata di 316 voti.